Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenute in un nuovo video. Questa volta sarà un video, insomma, particolare, poiché ho deciso di parlarvi della mia macchinetta del caffè. Allora ragazze, prima di dirvi qual è la mia macchinetta del caffè, c'è una piccola premessa da fare, che io sono sempre sfortunata, insomma, con le cose che acquisto io o che acquistano per me, poiché vi spiego in breve quello che è successo. La macchinetta del caffè che avevo fino a 2-3 mesi fa, no, anzi fino a maggio, poco prima del mio compleanno, perché questa che ho tuttora mi è stata regalata da mia sorella e da mia cognata, a cui mando un bacione grandissimo, era appunto una macchinetta del caffè della Caffitaly System. Allora, io ho sentito parlare benissimo appunto della Caffitaly ai tempi quando la comprai, poiché era una macchinetta che, oltre insomma a funzionare con le capsule, era una macchinetta che non solo aveva i vari tipi di caffè, ma potevi acquistare anche diverse bevande, diverse tisane, e quindi io sono stata un pochino abbaiata, insomma, da questa cosa, poiché volevo avere la possibilità di farmi, tipo, che ne so, un tè, una tisana, senza dover prendere il pentolino, scaldare l'acqua, insomma, alla vecchia maniera. E quindi ero stata abbaiata da questo fatto e decisi di acquistare all'epoca la Caffitaly System, che, se riesco, la mia era la Clio S21. Vi lascio una foto comunque, in modo da farvi rendere conto di quale macchinetta sto parlando. Ragazze, che a distanza di un anno la macchinetta proprio mi ha dato solo problemi, ha iniziato a funzionare male. Vi dico da subito che io ho sempre acquistato capsule originali. Per un periodo ho deciso di provare le compatibili, semplicemente perché o andavo al negozio, che non è nella mia città, quindi comunque dovevo arrivarci appositamente a comprare le capsule, oppure dovevo acquistarle online, e online non sempre le reperivo, sempre su santo Amazon. Però erano queste le uniche due vie per comprare, per acquistare queste capsule. Il problema quando c'è stato, quando ho iniziato a comprare le compatibili. Con le compatibili ho acquistato sia un po' su Amazon, sia in un negozietto rivenditore che trovo qua in città, e lì sono iniziati vari problemi, perché all'inizio comunque funzionava la macchinetta. Compatibili soltanto di caffè acquistavo, le tisane no, perché poi per un periodo ho smesso di berle le tisane, quindi non le acquistavo più, fino a quando si blocca la macchinetta, buca le capsule ma non esce il caffè. Ragazzi, è stata una tragedia, si bucavano le capsule e non usciva il caffè. Allora facevamo degli ordini, vari ordini prova, quindi acquistavi soltanto quei kit, e avevamo l'esperienza, insomma, capimmo che c'era un tipo di capsula compatibile che dietro aveva una specie di cerchietto dove bucava appunto l'ago, e doveva bucare sia avanti che dietro, ecco. Niente ragazzi, bucava avanti e indietro, non usciva il caffè, se lo tirava direttamente nello scarico della macchinetta. Comunque, morale della favola, alla fine la Caffitaly l'ho portata in assistenza, tuttora in assistenza, e mi hanno detto che per sistemarla ci vuole il prezzo quasi il doppio di quanto l'ho pagata per acquistarla. Comunque ragazzi, ovviamente non la facciamo sistemare, perché ormai ho un'altra macchinetta della quale sto per parlarvi, e voglio farvi vedere anche le varie capsule che ho acquistato di questa macchinetta. Mi ci trovo benissimo, ovviamente può essere che è stata un caso, semplicemente un po' di sfortuna, mi è capitata la macchinetta, insomma, col problema può essere quello, poiché io per un periodo mi ci sono trovata bene, vi dico la verità, però da allora sono rimasta talmente traumatizzata che si è rotta con le compatibili, ragazze, che non acquisto più capsule compatibili. Ho paura che mi si rovini anche questa macchinetta che ho voluto con tutto il cuore, che mia sorella mi ha regalato per il mio compleanno. E quindi, insomma, diciamo che ho avuto questa esperienza un pochino negativa con la Caffitaly, non perché sia la Caffitaly, però diciamo che sono stata sfortunata. Però nel male è arrivata comunque un'altra macchinetta che adoro, e voglio parlarvene. Ovviamente non è un video in collaborazione, ma magari fosse un video in collaborazione, assolutamente no, non mi caga nessuno, però io faccio i video per voi, non mi interessa la pubblicità, sono prodotti che acquisto io, che parlo appunto della mia esperienza personale, e spero vi faccia piacere. La macchinetta in questione, passiamo da una cosa brutta a una cosa bellissima, è la Dolce Gusto della Nescafè. Vi lascio sempre una foto anche della mia postazione caffè, così insomma ne parliamo insieme. E noi
nulla, questa appunto è la mia postazione gafferazza. Come potete vedere è una macchinetta bellissima, molto semplice, ha un design piccolo, versatile, è davvero meravigliosa, mi piace tantissimo. Questa macchinetta che mi ha regalato mia sorella ovviamente prevede anche due mascherine posteriori alla macchinetta dove si versa l'acqua, di colori differenti, tra cui rossa e verde, più quella trasparente che insomma avete visto in foto. E poi c'è il portacialde, che non è altro che un vassoietto che acquistai tempo fa, dove ho messo tutte le cialdine all'interno. E nulla, questa è la mia piccola insomma postazione del caffè. Ci tengo tantissimo a parlarvi di questa macchinetta perché mi ci trovo benissimo, ragazze. Ovviamente ci sono diverse qualità di caffè che si possono acquistare e mi ci trovo benissimo. Non le ho provate ancora tutte perché sono tante, però di alcune che ho provato ho qui tutti i cartoncini conservati. Ma quanto sono brava io come youtuber, vi ho conservato tutti i cartoncini che ho pagato io e ci tengo insomma a mostrarveli e a dirvi quali tra tutti secondo me eccezionale insomma come aroma, come qualità di caffè. E ovviamente un'altra cosa importante che voglio dirvi anche per quanto riguarda il prezzo, queste le trovate anche su Amazon, io le acquisto al Famila poiché la differenza è davvero minima di centesimi, quindi sinceramente non mi conviene andare a aspettare l'ordine da Amazon, vado semplicemente al supermercato che ce l'ho in città e le vado ad acquistare lì. Io compro sempre le confezioni, queste qui da 16 capsule, e le pago 4,99 euro. Poi trovate le confezioni da 30, le pagate 8,99 euro, offerta 8,40, insomma secondo me è un prezzo abbastanza giusto, poiché all'interno ci sono, per quanto riguarda le 16 capsule, pagarle 5 euro, penso che vada più che bene, insomma è un prezzo più che onesto. Come vi dicevo, ne ho provate tantissime, man mano che finisco i cartoncini io ve li metto da parte e come avrete capito insomma il mio preferito è questo qui, il ristretto ardenza. Il profilo dice che è speziato come tipo di caffè e l'origine Etiopia, Colombia, Vietnam, insomma le tre tostature del chicco, è buonissimo, extra crema. Questo qui per me, ragazze, è il migliore, è un sapore molto forte, infatti anche l'intensità consigliata è 11, quindi se non amate il caffè che sia molto forte, molto deciso, ecco, non è la qualità per voi, ecco, non è il profilo giusto, però è buonissimo, è un caffè ristretto ed ha un sapore davvero davvero molto molto forte ma deciso. Ovviamente la cosa bella anche di queste capsule è che vi consigliano la quantità di caffè da dosare sulla macchinetta, appunto trovate le lineette che vi delineano il profilo, e così anche sulle capsule ci sono le varie lineette con l'uso insomma da farne. E su questo ristretto ardenza consigliano appunto una pacchettina che è il giusto equivalente del caffè ed è ottimo. Di queste, ragazze, ne ho messi da parte due, ma un altro ce l'ho giù che l'ho finito, quindi straconsigliato. Se avete la dolce gusto e non avete ancora provato questo aroma, ve lo consiglio. Ovviamente se non l'avete, state cercando una macchinetta da acquistare, ragazze, sappate che per me la dolce gusto è il top. Che poi un piccolo aneddoto, io la dolce gusto volevo acquistare quando avevo ancora, non so se la ricordate, l'S Frog, la prima macchinetta che uscì per le cialde Borbone. Quindi avevo quella macchinetta lì che poi ho regalato ai miei e anche ai miei suoceri, anche a mia sorella. Sì, sì, abbiamo regalato quella macchinetta un po' vincente, proprio la classica macchinetta con la manovella, le cialde della Borbone. Tolta quella, io volevo acquistare la dolce gusto della Nescafè, però mi fece appunto incantare da questo fatto delle tisane e quindi non l'acquistai più. Errore, mannaggia a me. Comunque ad oggi sono contenta di averla, nonostante un piccolo brutto episodio insomma con la Caffitali, però mi ci trovo bene. E se siete alla ricerca di una macchinetta, ragazze, io ve la straconsiglio, perché sia per il rapporto qualità prezzo è eccezionale, anche per comprare insomma le capsule, non si tratta di prezzi altissimi, cosa che invece con la Caffitali, purtroppo devo dire la verità, erano molto più care le capsule. Le confezioni erano da 10, ovviamente trovavi tantissima, una gamma veramente ampia di scelte a livello di
gusto, ma anche di tipo di tostatura, c'era di tutto, così come tè, tisane, preparati per cioccolata, c'era davvero di tutto, però vi posso dire che 10 capsule io le pagavo intorno ai 3,90€, 4,10€ se era già una capsula più particolare, qui invece stiamo parlando comunque di 16 capsule, 5€, qualunque sia il tipo di tostatura, di aroma, di caffè, di moka che andate a scegliere. Quindi per me ne vale, davvero ne vale, rapporto qualità-prezzo ne vale tanto e ve la consiglio. Poi qualche altro che ho provato, qualche altro aroma appunto che ho provato è questo qui, l'Espresso Napoli, anche questo è molto buono, si tratta sempre di espresso, quindi una sola tacchetta, sempre la dose consigliata, pure questo intensità 13, perché a noi sì, piacciono le intensità, quelle abbastanza forti, piace anche il decaffeinato, mi piace, però mi piace il caffè insomma bello forte, e anche questo è molto buono, non c'è nulla da dire, il classico espresso napoletano, non è quello che vi andate a prendere nel bar a Napoli, ovviamente quello nessuno lo può imitare, però molto molto buono. Un altro tipo di caffè che ho provato è l'espresso intenso, e posso dirvi ragazzi che questo non mi è piaciuto tanto, perché nonostante l'intensità sia minore, infatti intensità è 7, è un pochino amarognolo, un pochino acre. Infatti a me, per quanto riguarda i caffè che abbiano una tostatura sull'arabica, non li preferisco, preferisco sempre una tostatura che non sia arabica, però posso dirvi questo non mi ha particolarmente colpito, infatti l'ho provato una volta ma non l'ho acquistato più, però se vi piacesse quel tipo di sapore del caffè di arabico, quindi vi parlo tipo del caffè illy, ecco, illy che è completamente arabico, a me non piace, se amate quel tipo di chicco di caffè è per voi, è fatto per voi, è fatto per voi. Un altro che ho provato è l'essenza di moka, però questo qui, nonostante l'intensità sia 8, l'ho provato nel latte, perché ragazzi è consigliato ad una tacchetta di terzo livello, quindi è abbastanza lungo come caffè, ovviamente se vi piace il caffè lungo potete anche berlo così, assolutamente nessuno ve lo vieta, e appunto essenza di moka, questo qui l'ho provato nel latte, è buonissimo per la prima colazione, va più che bene. Un'altra cosa golosissima che ho provato e che infatti qui ne ho due confezioni è il Nesquik, ragazzi, questo l'ho acquistato per la prima volta su Amazon, era in offerta, però non vi, vi dico la verità, non mi ricordo quanto l'ho pagato, 16, sempre 16 capsuline di Nesquik, buonissimo ragazzi, questo è da provare, sia potete tranquillamente berlo così, quindi fare soltanto la capsulina, infatti come vedete è consigliato a 5 tacchette, quasi il livello più alto insomma di dosaggio, infatti è bello lungo, oppure potete aggiungerlo al latte se volete insomma una colazione un pochino più intensa, però vi dico che semplicemente utilizzando la capsula del Nesquik va benissimo anche senza aggiungere il latte, non aggiungete zucchero perché è già bello zuccherato ed è buono anche da proporre più piccoli, insomma è particolare, ce l'avete lì subito fate non si sporca, non si fa e quindi eccezionale, questo è buono, ovviamente questa è una capsula che io consiglio un pochino più d'inverno rispetto al caffè che si consuma comunque sia d'estate che d'inverno. Il Nesquik, c'è anche il preparato per cioccolato che ancora non ho provato, li vedremo insomma più in là durante l'inverno, è eccezionale, buonissimo. E nulla ragazze, io vi ho fatto vedere tutte le capsule, tutti i cartoncini delle capsule che ho utilizzato in quest'ultimo periodo, io spero che questo piccolo video insomma vi sia piaciuto, non è nulla di che, semplicemente vi parlo della mia macchinetta del caffè, di quelle che sono le capsule che ho provato, fatemi sapere anzi nei commenti se voi avete provato delle capsule differenti dalla mia e che potete consigliarmi, se volete iscrivetevi al canale, lasciate un bel like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacione grande e ci vediamo al prossimo video.